Marco Bruni e Lorenzo Bruni, fratelli dei due promotori, diciamo, della Summer Coffee League. Marco, fratello di Gino, ormai purtroppo che non c'è più, però organizzatore di quella che era veramente il torneo dei bar, e Lorenzo, fratello di Matteo, che ha riproposto dopo tanto tempo la Summer Coffee League. Partiamo da Marco. Come hai visto evolversi questa manifestazione rispetto a quella che era organizzata in passato e come l'hai vista cambiata? Sì, devo dire meglio sicuramente, perché bisogna dire questo, che allora quando si organizzava questo torneo estivo dei bar, ovviamente i bar che venivano rappresentati con le squadre, in quelle sere si svuotavano, perché a Pontedera non c'erano altre manifestazioni di interesse. Se c'era il calcio, però il calcio era invernale, qualche torneo giovanile a fine stagione, però la pallacanestro in quella 10 giorni in perversità. Quindi praticamente niente, c'era un sacco di gente, perché appunto era una delle pochissime manifestazioni che si faceva questa partecipazione totale accanita, e non si arrivava mai alle risse, però insomma a degli sforzi piuttosto consistenti. Quindi c'è una manifestazione di Pontedera per eccellenza, c'è la partecipazione di pubblico molto rilevante. E penso che appunto c'erano i bar appunto di fuori del ponte e i bar del villaggio, e due o tre bar del centro, che insomma, ripeto, però villaggio e fuori ponte naturalmente era quando c'erano queste due fazioni, insomma la situazione diventava bollente, anche per la questione proprio di vecchi piccoli raccogli, insomma. Vorrei dire, insomma, succedeva, c'era un po' di antagonismo puro. Quindi poi oggi siamo usciti un po' fuori dai confini Ponte dei Resi, siamo andati ai Toscana e oltre, e quindi forse ora c'è rivalità per quello che viene in campionato, c'è quello che ti ricordi in campionato, che ci è litigato in campionato, poi lo risolve la Summer League e vuole dibatterlo soprattutto anche in un torneo estivo. Certo. Lorenzo, invece a te, Matteo, dopo tanti anni è ritornato a proporre questo torneo con una formula totalmente diversa. Prima era 3 contro 3, molto più limitato. Ora sono arrivati a un torneo 5 contro 5 di livello assoluto, direi, con la partecipazione di Marco Boni anche oggi. La prima prova di Summer League, che non era ancora Summer League, fu fatta a San Giuseppe, che a Pontedera è stata l'unica volta che ho fatto un 3 contro 3 nella stessa squadra con Giovanni e Matteo. E Silenzio, ovviamente, perché già dall'inizio la mafia era forte. E infatti, quando così è riproposta in versione 5 contro 5, con riportando tutto a, come appunto nella vecchia edizione della Pace Notti, avevamo già un piccolo bagaglio che veniva appunto dalla prima prova che avevamo fatto lì a San Giuseppe. Una cosa bellissima era il fatto che per terra le strisce del campo si erano fatte con lo scotch, e quindi te giocavi e spesso ti ritrovavi a inciampare con lo scotch che ti veniva dietro sotto le scarpe. E ci sono state un sacco di edizioni bellissime, sono sempre venuti giocatori di alto livello, e abbiamo visto anche Zerini, ma anche lo stesso Giovanni, Giuliano, Tessitori e tanti altri che hanno sempre fatto volentieri parte di questo gruppo, e ha fatto nascere anche gruppi paralleli che autonomamente hanno portato avanti un discorso appunto sempre legato a Summer League. E Matteo tante volte sottovaluta quello che ha fatto, e invece io quando guardo da fuori vedo persone come te e il resto dello staff che appunto l'ha coinvolto, gli ha dato un progetto, come anche le squadre. Quest'anno abbiamo due squadre che si sono divise, e originalmente era un gruppo solo, e anche lì è un gruppo che è nato sempre legato alla Summer League. Poi ci sono stati degli spin-off come il torneo in Germania e le Quei 54, che anche lì appunto ho ricevuto queste scarpe qua e oggi vado a poste storicamente. Saremo arrivati lì. No, e Matteo non si rende conto e sottovaluta quello che ha creato insieme a tutti voi, e io invece tutte volte cerco di ricordarglielo, però è un affamato di far crescere sempre di più e non è mai contento. Secondo me il pregio più grande di queste ultime edizioni, vediamo se vi coinvolgo entrambi, da un torneo, diciamo,
appannaggi due squadre e basta, cioè per 5 anni è sempre stata la stessa la finale, che si chiamassero in modo, si chiamassero un altro le squadre, i giocatori erano sempre gli stessi. Invece ora forse, secondo me, appunto da quando sono venuti vari Zerini, da quando si è allargato il discorso di fuori di Pontedera a Provincia di Pisa, forse, anzi sicuramente sì, fuori del Provincia di Pisa, di Livorno, insomma delle province limitrofe, l'entusiasmo, comunque sia il finale è sempre più incerto, certo, forse, quindi anche questo magari il segreto. Prima tanti erano scoraggiati perché venivano queste due super corazzate, sapevano che c'era da fare, tanto vincono sempre loro, certo. Invece oggi se uno si fa una buona squadra, anzi è molto più invogliato, vista la risonanza anche extra regione e anche, o comunque extra provincia, e anche il richiamo per i dirigenti di venire a vedere i giocatori, forse tanti sono più invogliati a venire a disputare questa manifestazione. Senz'altro, quindi poi chi è malato di pallacanestro non può fare a meno appunto di venirci a trovare quantomeno per vedere queste partite, però appunto poi il primo anno magari rimane lì come spettatore, poi l'anno successivo gli prende la voglia, vede il carattere dell'evento. Sì, c'è attaccamento al punto, però non l'accanimento come può essere durante un campionato. Quindi appunto è un ritrovarsi fra vecchi amici, anche se non ci si conosce, che abbiamo questa grande passione per la pallacanestro. Insomma, questo è quello che secondo me vale e che ovviamente dà forza a questo tipo di evento. Poi un altro aspetto importante che è molto stimolante per chi magari gioca con me, promozione in Serie B, è il fatto di confrontarsi con giocatori di serie superiore. Certo. E quindi c'è quello, poi più il fatto anche che magari ti ritrovi a giocare contro persone che invece durante l'anno ci giochi insieme. Quindi è ovvio che la sfida è una sfida in cui appunto poi le ripercussioni si ritrovi in titolare. Infatti dopo aver vinto contro Minucci e Di Sandro, anche se ho perso e andrò al finale, avrò qualcosa da rifacciare in titolare, no? Ringraziamo Lorenzo. Mi dispiace per aver fatto male al Doverino. Spero che mi perdoni tutta la famiglia Doveri per 5 anni sei bandito da Non l'ho fatto apposta, che mi metti scusa. Ringraziamo anche Marco. È un piacere, perché appunto è una cosa che ci permea, ciò che riguarda la mia famiglia da anni, no? Quindi, Matteo, anche quando era ragazzino, parlando con suo zio, che gli ribadiva il concetto, no? Noi facevamo restare questo torneo dei bar, che c'era un sacco di gente, Matteo appena diventato, ha avuto la forza per organizzare il partito, insomma. Ha riproposto in grande quell'idea che insomma l'ho attualizzata e sta funzionando. Ringraziamo la famiglia Bruni in generale.